Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale originale, cliccate anche sulla campanella, date un'occhiata anche agli altri contenuti e ora procediamo col doppiaggio. Cavolo, non vedo un accidente, accendiamo la torcia, va. Aspetta, zitto, non sai che Novai sono in giro? Ci ucciderà! Ehi, smettila di ripetere quello che dico! Io? Sei tu quello che copia! Bene, adesso dirò qualcosa di casuale per farti smettere. Medusa, Angelica Houston, Mickman ha passato diverse ore a registrare questa parte per un sync decente! Wow, non sono più arrabbiato, e questo punto è una cosa surreale! Ma sul serio, basta! No, tu! Sul serio, coso, smettila! E va bene, ma solo perché ho paura che Novisor potrebbe trovarci e intrappolarci qui per sempre. Quindi le voci sono vere. Skeld è infestata da uno spirito maligno in cerca di nuove vittime? Esatto, e non uno spirito che ti aiuta con le task, ma uno spirito errante intrappolato tra l'aldilà e l'aldiquà. Cavolo, se fa paura. Il fatto è che prima non era così. Novisor era un tipo qualunque come me e te. Davvero? È la prima volta che sento questa storia. Tutto iniziò quando un ragazzo di nome Aiden faceva un giro al mercato delle pulci. Vedi, non aveva molti soldi, ma doveva comunque trovare un computer per lavorare. O giocare? Anche, ma doveva trovare qualcosa che costasse poco. Non finì bene e dovette pagare con la vita. Wow, guarda che robaccia! Forse non sarà un granché, ma è l'ultima versione nel campo del gaming da tastiera. Ah, fico. Dunque sei tu che lo vendi? Che tipo di computer sarebbe? Non c'è nessun marchio sopra. Questo perché non l'ha mai avuto e al 100% fatto in casa, l'ho usato solo nei weekend. Afferrato. Funziona al 100%, te lo giuro, ragazzo. Prova il nuovo titolo Among Among Us? Mai sentito. Come sarebbe a dire che non l'ha mai sentito? Era il 2018, prima ancora che spopolasse. Fidati, ragazzo, un giorno spopolerà, sarà il più popolare tra i popolari. Forza, accendi e provalo. Va bene. Oh, che figata. Forse è un tantino violento. Ovvio che lo è. Among Us è un gioco di inganni e omicidi. Alcuni giocatori sono impostori e cercano di eliminare tutti i membri dell'equipaggio, mentre questi ultimi indagano nel trovare gli assassini. È multiplayer, che figata! Sì, lo è, come? Sai cosa? Sembri un bravo ragazzo. Prendilo pure, dai. Aspetta, me lo stai semplicemente cedendo? Certamente, saprai passarci molto più tempo rispetto a me. Vedilo come un regalo. Wow, beh, grazie, signor. Duncan Swearinger Cortés Barclay Gottenheimer. Sono stato cresciuto da un quartetto poliamoroso. Bello. Beh, grazie tante, signor Duncan. Ci vediamo in giro. Oh, io credo che non accadrà, caro Aiden. Infatti, io penso che non vedrai mai più nessuno. Così Aiden tornò al suo dormitorio. Quella sera doveva andare ad una festa, ma invece decise di montare il suo nuovo PC per iniziare a giocare. Quindi hai deciso proprio di non venire? Ma sarà la festa più grande mai organizzata. Ci saranno un sacco di belle pupe. Ma ne sei sicuro? Tutti quanti sembrano identici con queste tute spaziali. Coso? Lo capirai. Allora diciamo che non mi va proprio. Starò qui in camera a giocare un po'. E va bene, fai come ti pare, bro. Ma non aspettarmi alzato. Io e la mia band suoneremo stasera e faremo un gran casino. E va bene, proviamo questo gioco. Meglio cambiare il nome. Cioè, quale razza di idiota vorrebbe mai chiamarsi giocatore? Ok, è impossibile che tu conosca quello che ha detto. Coso, mi lasci finire la storia? Ah, va bene. No Visor, ma che razza di nome è?
Strano. Potrebbe essere qualche glitch. D'accordo. Ok, questo è strano. Ma che succede? Niente modifica all'aspetto. Ah, che pena. Ma cosa... Ok, qui c'è qualcosa che non va. Ricominciamo e cambiamo lobby, va? C'è anche una chat vocale? Ok, è stato un errore. Andiamo bene. Questo posto è da pazzi, ma almeno è riuscito a partire. Sembra che le mie tasche si trovino da questa parte. Ehi, ma cosa... Oh, cavolo! Proviamo di nuovo. Sembra una specie di loop, ma fa parte del gioco per caso. No, 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 qui qualcosa non quadra. Dov'è l'uscita? Ma cosa... cosa sono queste cose? Beh, liberatemi! No, Fleischer, no, Fleischer, we will make you one of us. No, 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 vi prego, non fatemi del male, no, no, no! Per oggi può bastare. Quel Duncan non mi ha detto che era un gioco horror. E a quanto pare sembra che la festa sia iniziata da poco. Mi sa che ci farà un salto. Oh sì, questo è decisamente meglio di quello stupido gioco. Sarei dovuto venire molto prima. Ok, ok, grazie a tutti. Prima di suonare il prossimo pezzo ho una sorpresa per il mio migliore amico e compagno di stanza. Vieni quassù, Aiden! Davvero? Certo! Secondo te perché prima ero così insistente? Vieni su, dai! Oh, va bene, d'accordo. Leggi questo. Fai in modo che tutti quanti possano sentirti. Coso, ma che cos'è? Su, via, aprila e basta, Coso. Un attimo. Aspetta, vuoi dire che è sempre rimasto dentro il gioco? È questa la cosa scioccante. Secondo la leggenda, era dentro il gioco tutto il tempo. Wow. Beh, già, si pensa fosse un semplice codice andato in avaria durante la creazione. Inner Sloth ha provato a sistemarlo, ma Novisor ha trovato un modo per sopravvivere e uccidere. In che senso? Beh, è una cosa rara. Nessuno sa cosa faccia apparire Novisor. Se giochi sulla mappa di Skeld, è probabile che lui ti tenga d'occhio, seguendoti come una preda. Se ti prendesse, ti renderebbe il nuovo Novisor, gettando su di te la sua maledizione. Oh, ma guarda un po', è tornata la luce. Oh, grazie a Dio. Certo che è stata dura inventarsi una storia del genere. Già, hai ragione. Beh, insomma, non è che abbia paura di un fantasma che neanche esiste. Idem, fratello. Invece dovreste... Ah!